Ultimo avviso. A Lara Croft, quale attuale inquilina dell'immobile, la presente costituisce l'ultimo avviso in merito alla cessazione del suo contratto di possesso del maniero Croft. È pregata di sgomberare i locali del suddetto e di cederne la proprietà al signor Atlas de Mornay, amministratore patrimoniale. Lara, è stato molto spiacevole per me agire così, ma mi hai costretto. Come sai, i tuoi genitori mi hanno nominato amministratore patrimoniale in caso di loro assenza. Da quando tua madre è scomparsa, la sua morte non è mai stata dichiarata ufficialmente. E considerando le particolari circostanze in cui è morto tuo padre, non c'è da stupirsi se non ha mai stilato un regolare testamento. Purtroppo non hai alcun diritto legale sulla proprietà. Voglio venirti incontro e negoziare una modesta mensilità dal tuo fondo fiduciario, ma solo se lascerai il maniero entro la fine della settimana. Non farmi la perdita. Tua madre non va bene. Cordialmente, Atlas. Deve esserci un testamento o qualche prova che riveli cos'è successo alla mamma al maniero da qualche parte. La cassaforte di papà. Serve la combinazione. Deve trovarsi da qualche parte fra le carte di papà. Forse nella biblioteca. La mia corona di compleanno. La sfoggiavo con orgoglio. L'ho scritto io. Avevo una bella grafia. Che serata! Chi l'avrebbe mai detto? Ho conosciuto una persona. Non mi succede spesso. D'altronde sono sempre così sommerso dal mio lavoro, così preso dalle mie scoperte, che non mi sono mai preoccupato di guardarmi attorno. Lei era lì, seduta al mio stesso tavolo in biblioteca. Si chiama Amelia e a quanto pare è da un po' che studia proprio lì, accanto a me, storia dell'arte, per la precisione. Le ho parlato delle mie ricerche, cosa che, per prudenza, non faccio mai con nessuno, ma volevo vedere la sua reazione. E lei non mi ha deluso. All'improvviso mi sono sentito in una specie di partita a scacchi mentale. Studiavo le mosse e le contromosse da fare durante il dialogo. A un certo punto l'anziana bibliotecaria poverina ci ha addirittura dovuti zittire, come fossimo due ragazzini. Mi sento uno stupido per non averla notata prima. È una donna intelligente, la prima che abbia mai messo in discussione le mie idee. A dire il vero, non so se lei in questo momento si senta euforica come me, ma sicuramente la conversazione è stata stimolante per entrambi. Per la prima volta dopo tanto tempo mi ritrovo a pensare a qualcos'altro oltre le mie ricerche. Spero di rivederla domani. I miei erano una gran bella squadra, fonte di ispirazione l'uno per l'altra. Papà voleva mandarmi a Oxford, ma io ho scelto la University College a London. Wow, sembra vero. Roth una volta mi ha fatto un finto attestato di laurea da mostrare a papà. Una foto di papà e Anna. Non mi sono mai piaciuti gli abiti, però il colore non era male. Questo deve essere mio nonno Benjamin. Una delle maschere Yoruba di papà, il regalo di un amico che ha conosciuto in una spedizione in Nigeria. La mappa di papà delle città dimenticate nel nord della Siria. Non sapeva quanto fosse vicino a scoprire la tomba del profeta. Finalmente ho presentato Richard alla famiglia. È andata esattamente come immaginavo. Mamma è stata gelida ma educata.
Papà ha mostrato indifferenza e disinteresse. E Atlas non si è sforzato troppo di nascondere il suo disprezzo. Ovviamente disapprovano. Per loro Lord Croft è l'uomo che vuole portare via l'amata figlia e rovinare il suo lungo fidanzamento. Non avrei comunque mai sposato l'orrido conte di Farringdon. Teoricamente dovrebbero essere felici di vedermi corteggiata da un vero lord. Il problema è che si tratta di Richard Croft, che ai loro occhi ha distrutto da solo una famiglia un tempo grandiosa. Ora però è troppo tardi. Richard ha affrontato i loro velati insulti e la loro mancanza di rispetto con grande calma e dignità. So che l'ha fatto per me. Credo di essermi innamorata di quest'uomo. Il tempo che ho passato con Richard me ne ha dato ulteriore conferma. Deve essere stata dura per mamma non accontentare la famiglia, ma sono felice che sia andata così. La porta della biblioteca è chiusa. Deve esserci un altro modo per entrare. Questa è la mappa che ho disegnato per la mia prima spedizione con papà. Mostra il passaggio che usava la servitù per la biblioteca. Aspetta, potrei raggiungere la biblioteca passando dal vecchio corridoio della servitù. I manufatti di papà della Valle del Nilo. Ho sempre adorato guardarli. Papà si era appassionato ai miti dell'immortalità dopo le sue spedizioni in Egitto. È troppo buio. Mi serve una doccia. Là. Salve, Lancillotto. Non ti preoccupare, non ti prenderò la spada stavolta. La grande sala. Mi piaceva tanto giocare qui da piccola. Sarà una delle prime cose da mettere a posto. Una statuetta della Fenice. In sintonia con la concezione dell'immortalità di papà. Risorgere. Lara, lo sai che non ti è permesso andare nell'ala ovest. Scusa, papà. Volevo solo dare un'occhiata. Ne abbiamo già parlato. C'era... Mi serve una chiave. Della mamma. Che sta facendo lì seduta sul pavimento, signorina? Altro manufatto dell'immortalità di mio padre. Credo che glielo abbia comprato Roth. Lara, da quando sei tornata dalla spedizione nel regno Yamatai, il tuo strano comportamento mi preoccupa sempre di più. Lo interpreto come un grido d'aiuto, presumendo che tu abbia subito una sorta di trauma psicologico. Sappi che ho colto il tuo tacito appello e che io e Anna abbiamo deciso di rivolgerci a uno specialista. Mi sono preso la libertà di fissare un appuntamento con un mio collega altamente qualificato. Riceverai presto tutti i dettagli per posta. Voglio che tu capisca bene quanto questo sia importante, Lara. In quanto amministratore patrimoniale è mio dovere assicurarmi che la proprietà sia in mani affidabili. E perdonami la franchezza, ma ti stai comportando proprio come tuo padre nei suoi giorni peggiori. Stava quasi per perdere il maniero in quel periodo.
Non vorrei che tu commettessi i suoi stessi errori. Spero che accetterai l'aiuto che ti sto offrendo. Cordialmente, tuo zio. Potrebbe essermi utile nel mio prossimo viaggio. Dovrei riuscire a muovermi nell'oscurità adesso. Guardo la bussola. Penso. A cosa, se posso chiedere? Sto immaginando di scoprire dei posti lontani e vivere delle vere avventure. L'offerta è arrivata per posta la settimana scorsa. E non l'ho ancora detto a Richard. È già in Tibet, dove lo raggiungerò presto. Non gli ho mai detto di aver presentato il mio lavoro. E non avrei mai creduto che sarebbe stato accettato. Ma un tour di gallerie d'arte non è una cosa a cui possa rinunciare. Dovrò allontanarmi dall'Inghilterra per più di un anno. Comincerò da New York. Girerò tutti gli Stati Uniti. Oh, sono emozionata solo al pensiero. Quando io e Richard... Ah, signorina, lei ha la stoffa dell'esploratrice. Solo, ecco, non cerchi di crescere troppo in fretta. Senti, piccola, non entrarci e basta. Papà era sempre così geloso della mia vista. Amelia, nostra madre ha ricevuto la notizia. Sa che hai rotto il fidanzamento con il conte di Farringdon ed è fuori di sé dalla preoccupazione. Ma per ora è riuscita a contenere le voci a riguardo. Per tutti si tratta solo di un tuo momentaneo ripensamento. Ma quando la tua relazione con Lord Croft diverrà pubblica, sarà troppo tardi. Il nostro nome collerà picco a causa di questo signore che ti sei portata a letto. Non ti accorgi di quanto sei egoista, Amelia? Ti prego, pensa alla tua famiglia. Sei una de Mornay. Le tue scelte avranno profonde ripercussioni su tutti noi. Verrò presto a Londra. Non fare niente di avventato prima del nostro incontro. Sta crollando tutto. Forse farei meglio a lasciare questo posto a mio zio. Se è vero che viaggiare insieme è una bella prova per una coppia, direi che io e Amelia l'abbiamo superata a pieni voti. Questi ultimi mesi in Egitto sono stati semplicemente fantastici. Amelia e Roth vanno molto d'accordo, sembrano quasi vecchi amici. Hanno passato parecchie serate insieme bevendo e giocando a carte fino a tarda notte. Nonostante abbia ricevuto un'educazione molto formale, Amelia si è adattata alla vita di qui anche meglio di me. È a suo agio e fa amicizia con la gente del posto con grande facilità. Grazie a lei nella mia ricerca. Il fatto che le abbia chiesto di sposarlo senza pensarci due volte non mi sorprende. Amelia. So che abbiamo avuto delle divergenze negli ultimi anni. Ho cercato di accettare la tua relazione con Richard e di essere di larghe vedute, ma non ti lascerò prendere parte a questa folle spedizione senza prima aver detto la mia. Tu sostieni che le teorie di Richard siano fondate, che potrebbe essersi imbattuto in qualche verità mitologica sconosciuta. Ma io non ho ancora visto nessuna prova a supporto di tutto ciò, e se in passato la tua parola era per me sufficiente... Oggi non ti lascerò gettare al vento ciò che resta della tua reputazione. Da brivido, proprio come nei miei ricordi.
regina Wu. Stavolta vincerò io, Winston. È astuta. Ma dovrebbe sapere ormai che vincere non è tutto. Mi piacerebbe fare un'altra partita a scacchi con il vecchio maggiordomo Winston. Vinceva sempre lui. Sceglievo sempre il bianco. Chissà, se avessi lasciato iniziare lui qualche volta, magari avrei... Regina in alfiere 6. Scacco. Fai presto tu a dire così. Vinci sempre. Cavallo mangia regina. Sa cosa intendo. Cerchi di godersi anche il viaggio, Lara, anziché limitarsi a puntare dritto alla vittoria. Alfiere in re 7. È quasi tutto pronto per la spedizione di compleanno a sorpresa della signorina Lara. È stato piuttosto impegnativo organizzare il tutto in segreto. È ossessionata dall'Egitto, dai geroglifici e dagli antichi distretti egizi. L'idea di Lord Croft sarà davvero una bella sorpresa per lei. Le farà bene. Ultimamente... Papà, ecco, la cantina della desolazione. Esatto, Lara. Fatti coraggio ora, perché è l'unica via possibile per raggiungere la biblioteca del sapere infinito. Guarda lì, lo vedi quel filo? Se toccato, farà scattare una trappola. I custodi egizi del sapere proteggevano così i loro tesori. Dobbiamo fare molta attenzione. Vado avanti io. So riconoscere qualunque trappola. Ne sono certo, piccola mia. Va pure avanti. E il mio orsetto di peluche. Ogni tomba deve avere la sua mummia. Una delle trappole costruite da Winston per la mia spedizione di compleanno. Per farmi questa sorpresa di compleanno, Winston ha usato i miei nastri per capelli. Lui e papà ci hanno messo tanto impegno. Un danno causato dall'acqua proveniente dalla sala principale. Proprio su. Progetti per dotare il maniero di elettricità. Papà diceva che sua nonna odiava le luci intense. Manca una pagina. Oggi Amelia se n'è andata. Ha fatto le valigie ed è uscita. E io non me ne sono nemmeno accorto. Proprio come ai tempi della biblioteca di Oxford, ancora prima che ci incontrassimo. Ero chino su un libro. Perso nel mio mondo. Sono proprio uno sciocco. Per troppo tempo ho permesso che l'ossessione per questo maledetto rituale per l'immortalità offuscasse il mio giudizio. E ora forse è troppo tardi. Come ho potuto non accorgermene? Faccio sempre lo stesso errore, anteporre le ricerche alla mia vita privata. Ma non ha mai fatto così male. Ok, il diario di papà deve essere qui da qualche parte. Spero che contenga la combinazione delle casseforti.
creato una piccola mappa per la spedizione per il compleanno di Lara. Ho usato l'inchiostro simpatico che Amelia comprò in Marocco molti anni fa. Ricordo che il venditore aveva modi molto aggressivi. Io mi irritai parecchio, lei invece sfoggiò il suo splendido sorriso e lo pagò senza pensarci due volte. Credevo fosse una truffa per turisti. Invece funziona. Servono un tipo particolare di pergamena e una fonte di calore per illuminare l'inchiostro una volta seccato. Sarà un bel rompicapo da decifrare per... Per l'amor del cielo, memorizza la combinazione, vecchio sciocco. Il tesoro della spedizione di Lara, il mio quadro preferito di Amelia, la data del nostro anniversario. Ok, devo trovare quegli oggetti per scoprire la combinazione della cassaforte. L'accendino di papà. Non ricordo di averglielo mai visto usare. Lo stemma della famiglia Croft e delle iniziali B.C. Ok, ora dovrei riuscire ad accendere il fuoco nel camino. Ora ricordo. Nell'antico Egitto a ogni distretto corrispondevano un simbolo e un numero. Ho sempre preferito questi simboli ai veri e propri numeri geroglifici. Allora, vediamo un po'. Questi due miti derivano dalla stessa fonte, ma dove... Fra tutti i libri di questa biblioteca, questo era uno dei... Ho visto questa immagine. Papà, credo qui, nel capitolo sui distretti dell'antico Egitto. Ho raggiunto il monastero. Come previsto da Roth, era ben nascosto tra le montagne himalayane. Ora che mi trovo in cima a queste alte mura di pietra, sono sopraffatto dalla bellezza straordinaria delle montagne che mi circondano. Tolgono davvero il fiato e la loro mistica maestosità è arricchita dalla sincerità di questo luogo. I monaci mi hanno accolto come sono soliti fare, ma sembrava quasi che mi stessero aspettando. Sapevano che qualcuno sarebbe arrivato qui in cerca di risposte. So di essere nel posto giusto. Hanno compiuto il rituale in passato. Papà stava cercando un elisir. Forse l'elisir di lunga vita. Che capitombolo ho fatto da questa vecchia scala da bambina. A volte mi sembra di sentire ancora il dolore alla spalla. Non c'è niente, a parte l'immagine di una chiave. Ora ricordo questa volta. Conduce al passepartout, ma l'abbiamo disegnata con uno speciale inchiostro simpatico. L'immagine diventa visibile solo con il calore del fuoco. Riesco a vedere la mappa. Sembra che la chiave sia nascosta sotto un baule vicino alla libreria. La X indica il punto esatto, si sa. Ho sempre considerato le insolite ricerche di Richard come qualcosa con cui avrei dovuto convivere. Ma questa volta l'emozione della scoperta si è impadronita di me. Non avrei mai immaginato di sentirmi così coinvolta. Richard mi ha mandato un telegramma per dirmi che ha trovato il monastero. Il simbolo che abbiamo decifrato nella pergamena era la chiave per scoprirne la posizione.
Riesco a vedere la mappa. Sembra che la chiave sia nascosta sotto un baule vicino alla libreria. Il passepartout. Con questo potrò raggiungere l'ala ovest. Bene. Con questo dovrei riuscire a entrare nella maggior parte delle stanze del mondo, compresa l'ala ovest. La corona del faraone della caccia al tesoro per il mio compleanno. Quanti anni avrò avuto? 6? 8? Secondo me questo geroglifico indica un numero. Ma quale? Ok, gli indizi di papà fanno riferimento ai quadri della mamma e al loro anniversario. Magari nell'ala ovest si cela qualche risposta. Senza Amelia, il maniero è completamente diverso. È immerso nella penombra, in un silenzio che non sopporto. Anche se l'area è troppo piccola per capire cosa è successo, ha intuito che qualcosa è cambiato. Ha chiesto solo una volta di sua madre, e temo che la mia reazione l'abbia spaventata. Winston sarà un aiuto fondamentale per prendersi cura di lei nei prossimi mesi. Non avevo mai compreso a fondo. Come hai potuto dire ad Atlas della spedizione? Credo che questo sia l'orologio da tasca di papà. Si è fermato a mezzanotte in punto. Quello che ha fatto? È che era troppo per me. Avevo bisogno di parlarne con qualcuno. È pur sempre... Ehi, questo è papà. Sarà pure una tradizione di famiglia, ma non riesco proprio a... Fratello! C'è voluto questo viaggio per farmi capitolare. Ho potuto vedere Richard nel suo elemento, nel bene e nel male. Ho toccato con mano la purezza e il caos della sua passione. E ho capito che voglio questa passione nella mia vita, ogni giorno. È fatta. Richard avrebbe voluto aspettare altri 4 giorni fino al mio compleanno, ma io non ho voluto. Quando prendo una decisione, preferisco agire subito. Così... abbiamo trovato una piccola cappella a Luxor. Era davvero perfetta. Con Rot e gli altri al nostro fianco, ci siamo sposati al calar del sole, in questa splendida terra. Mia madre... E
Il profumo di mia madre è così familiare e il suo ricordo diventa così vivido. La mamma nel giorno del suo matrimonio era bellissima. C'è una data. Ottobre. Accidenti, il numero non si vede più. Il loro anniversario era ottobre. Ma in che giorno? Com'è possibile che io non lo sappia? Deve esserci un indizio da qualche parte. Mi ricordo. Papà l'ha regalato a mamma per il suo compleanno. Il 13 ottobre, il compleanno della mamma. Sono quasi sicura che i miei genitori si siano sposati a ottobre, intorno al giorno del suo compleanno, credo. Io non mi fido di lui. Va bene, Richard, non fidarti di lui, ma ti prego, fidati di me. Stemma della famiglia Croft. Resta concentrata. Stai cominciando a perdere la testa. Dopo tutti questi anni, è rimasto tutto come l'ha lasciato lei. La teglia della mamma. Papà l'ha chiuso subito dopo la sua morte. Credo che non sopportasse il pensiero che le sue cose sarebbero state portate via. Questo non me lo ricordavo. Vorrei tanto ricordarmelo. La mamma è morta troppo presto. La mamma con me da neonata. I quadri della mamma. Qual era il preferito di papà? Questo pomeriggio sono tornata a casa per prendere l'ultimo dei miei quadri. Anzi, forse dovrei dire che sono tornata alla casa della mia famiglia. Atlas era di pessimo umore, ma mentre sputava veleno e cattiverie su Richard, non sono riuscita a trattenermi dal ridere. E pensare che un tempo, se avevo bisogno di consigli, davo retta al mio rancoroso fratello. Il mio comportamento l'ha fatto infuriare ancora di più. L'ho lasciato a borbottare nello studio di mio padre. Sulla via del ritorno, Winston ha preso una lunga strada di campagna e io ho ammirato i miei dipinti. C'era anche il preferito di Richard, un quadro astratto con blocchi di rosso. Ho sorriso al pensiero di regalarglielo. Ok. Torno allo studio per aprire la cassaforte. Sono felice di avere ancora tutte queste opere della mamma.
cosa tieni lì dentro? Niente di importante, Lara. Documenti immobiliari e cose così. Ma se non sono cose importanti, allora perché le tieni in cassaforte? Dovrei sapere bene ormai che è impossibile dartela a bere. In effetti c'è una cosa importante qui dentro ed è per te. Potrebbe servirti un giorno. La corona del faraone della caccia al tesoro per il mio compleanno. Quanti anni avrò avuto? 6? 8? Ora ricordo. Nell'antico Egitto a ogni distretto corrispondevano un simbolo e un numero. Mi ricordo. Papà l'ha regalato a mamma per il suo compleanno. Questo pomeriggio sono tornata a casa. Per l'amor del cielo, memorizza la combinazione, vecchio sciocco. Il tesoro della spedizione di Lara, il mio quadro preferito di Amelia, la data del nostro anniversario. C'è voluto questo viaggio per farmi capitolare. Ho potuto vedere Richard nel suo elemento, nel bene e nel male. Ho toccato con mano la purezza e il caos della sua passione. E ho capito che voglio questa passione nella mia vita, ogni giorno. Per l'amore. Spero tanto nel tuo aiuto, papà. Mi rincuora sapere che papà l'ha tenuto al sicuro. No, non è quello che sto cercando. Sono sconvolto. Ce la sto mettendo tutta per non farmi sopraffare dal dolore. L'aereo di Amelia è caduto sulle montagne. È morta da sola in mezzo alla neve, aspettando che io la salvassi. Dio, com'è possibile? Non posso accettarlo. Immaginare una vita senza di lei è troppo doloroso. So cosa farò e non esiterò a farlo. La farò tornare, forse per questo. Papà, cosa hai fatto? Il seguito del primo libro sull'immortalità di papà non è mai riuscito a pubblicarlo. Scritto a mano. Questa è l'unica copia. Accidenti. Non è neanche questo. Ero certa che ci fosse un testamento qui. Un momento. Cos'è? Una pagina vuota. Papà deve averlo lasciato per me. Deve essere importante. Messaggio nascosto. Cosa sono questi strani segni? Devono essere una specie di indizio. Un messaggio nascosto. Thank you.
Lo so, Winston, vorrei solo... Oh no, non me ne sono neanche accorta. Dovrebbe aver imparato, signorina, che con me sulla scacchiera non si scherza. Scacco matto. Per l'amor... Un messaggio nascosto. Ora ricordo. Nell'antico Egitto a ogni distretto corrispondevano un simbolo e un numero. Ho sempre preferito questi simboli ai veri e propri numeri geroglifici. Un messaggio nascosto. Sono chiusa dentro. Papà ha costruito tutto questo per tenere al sicuro i risultati delle sue ricerche. La pagina mancante del progetto di restauro. Non volevano che nessuno al di fuori della famiglia venisse a conoscenza della cripta. C'è un'iscrizione. Questo è l'universo dei Croft. Il nostro sapere è a est. Il nostro riposo a ovest. Il nostro futuro è a sud. Il nostro passato a nord. Il nostro passato a nord. E se ci fosse qualcos'altro sotto il maniero? Incredibile. Anche qui papà si è ingegnato per proteggere le sue scoperte. Potrei usarlo per accedere ad altre zone del maniero. La pergamena tibetana di papà. Me lo ricordo, intento a studiarla fino a tarda notte. È finita. Ho fatto tutto quello che potevo. Ma la mia Amelia è ancora fredda, morta. Roth inizialmente mi ha rimproverato per i miei progetti. Poi mi ha implorato di non compiere il rituale. Non perché avesse paura che potesse funzionare, ma perché temeva la mia reazione qualora fallisse. E in effetti è fallito. Non c'è alcun dubbio. Ho preparato tutto secondo le mie ricerche. Quando ho immerso la pietra nell'elisir e l'ho appoggiata sulle sue labbra per un attimo, ho pensato che avesse funzionato. Era mezzanotte e il mio orologio da tasca si è inspiegabilmente fermato. C'era tensione nell'aria, come quando sta per cadere un fulmine. Per un breve momento ho pensato che la vita mi stesse abbandonando per entrare in Amelia, come quando si svuota un bicchiere per riempirne un altro. Avrei accolto volentieri la morte, se fosse servita a vedere i suoi occhi aperti e vivi. Ma il momento è passato. Amelia è ancora morta. E io non sono Orfeo. Torneremo al maniero per farlo. L'hai portata a casa. È qui, da qualche parte. Faceva parte di una collezione di statue che papà...
papà. So di essere appena rientrata a scuola, ma quando pensi che potrò tornare al sito degli scavi? Qui mi annoio. Stiamo studiando roba che ho già letto quest'estate. Mi ritrovo sempre a guardare fuori dalla finestra e a pensare alle nostre spedizioni. E poi mi sgridano perché sono distratta. Prometto che farò la brava e non ti disturberò. Va bene, vincerò un'altra volta. Lord Croft ha intenzione di chiudere l'ala ovest del maniero. Ho cercato di farlo ragionare, ma non è servito a nulla. Inoltre, tanto per peggiorare la situazione, credo che le esperienze in Tibet abbiano fomentato la sua ossessione. Ora è chiuso nello studio a tutte le ore a fare ricerche su chissà cosa. Povera Lara è molto confusa. È troppo giovane per capire la tragedia che si è abbattuta su questa casa. Spero. Trovo a un bivio. Santo cielo, che cliché. Ma è la verità. Ho due strade davanti ed entrambe prospettano gioia e compromessi. Una vita con Richard. Avventura, stimoli intellettuali. Passato a nord. Oddio, non posso crederci.
Papà, sei riuscito a riportarla a casa? Mia carissima Lara, è difficile scriverti questo, sapendo che rimarranno solo parole su un foglio per te. Chissà se ricorderai ancora la mia voce. Ti ricorderai di come giocavamo e ridevamo insieme, o di come ti consolavo sempre quando eri triste. Sappi che sono ancora con te, Lara. La mia energia, il mio amore, è dentro di te. E lo sarà per sempre. Usa quell'energia per seguire le tue passioni nella vita. Non lasciare che siano gli altri a decidere per te. Diventiamo ciò che siamo con le nostre scelte, con l'amore che doniamo e le promesse che manteniamo. Spero tu sia felice, che trovi amore e realizzazione sul cammino che sceglierai di percorrere. Sono fiera di te, tesoro mio. Ricordati di me, con tutto il mio amore, tua madre. Cos'è questa? Una lettera? Lara, ho ricevuto l'atto notorio che conferma l'esistenza della tomba di Amelia e la scoperta di una cripta funeraria all'interno del maniero. Non riesco a comprendere perché tuo padre abbia cercato di nascondere la morte di tua madre alla sua famiglia, ma ad ogni modo non posso negare che ogni mio diritto legale sulla proprietà è ora da considerarsi nullo. Il maniero Croft e i restanti beni di tuo padre sono tuoi da ora e per sempre, e ne farai ciò che vorrai. Nel caso in cui dovessi necessitare assistenza per la gestione dell'immobile, se lo riterrai opportuno, spero che ti rivolgerai a me. Cordialmente, tuo zio. Mi sono concentrata talmente tanto sull'affrontare mio zio, sul tenere le sue grinfie lontane da questo maniero, che non mi sono mai accorta del dolore che ha per me questo posto. Da quando sono qui, sento la presenza di mia madre e mio padre. Sento l'intera storia della mia famiglia e le radici profonde che abbiamo in questo luogo. Voglio onorare i miei genitori, tutti i miei antenati. La famiglia Croft forse ormai è distrutta, ma io riscatterò il nostro nome e la nostra casa. Ciao, Jonah. Scusa se ci ho messo tanto a rispondere. Ho deciso di fare delle ricerche al maniero. Sono successe molte cose e ho bisogno di tempo per pensare a cosa voglio fare in futuro. Questo vecchio posto è pieno di ricordi e di segreti. Mio zio Atlas ha cercato di tenermi lontana da qui per così tanto tempo che non so neanche se voglio davvero tornarci. Ma dopo quello che è successo, forse posso ancora scoprire cosa significa per me. Appena tornerò a Londra ti farò sapere com'è andata.
Lara, è stato molto spiacevole per me agire così, ma mi hai costretto. Non permetterò mai che il maniero torni a essere casa tua. Se non te ne andrai, morirai come il tuo patetico padre e come la mia povera, infelice sorella. Distruggerò completamente il nome dei Croft. Lo ridurrò in cenere. Sarà dimenticato per sempre! Ormai è troppo tardi per te. Forza, Lara, svegliati! Non sta succedendo davvero! Serve una chiave. Il passaporto. Una chiave. Mi serve una chiave. Thank you.
Questo è un incubo. Non può essere vero. Oh,
Yeah.